Allora, buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Angelo di Baso 70 Moto e Viaggi. Oggi prendo l'occasione di questo giro a Milano per rispondere a qualche domanda che mi è stata fatta su YouTube piuttosto che su Instagram e sul canale Facebook, che non utilizzo quasi mai. Però l'unica cosa che non ho capito, devo cercare di capire, è come fare a leggere i messaggi su YouTube, perché non ci riesco, non mi arrivano tutti o mi arrivano tardi. Comunque, volevo rispondere al ragazzo che mi ha chiesto del perché ho scelto le Mezzelle Turanche Next e non le Next 2. Quando sono stato dal gommista, gli ho espresso le mie idee sul tipo di gomme che io volevo montare, e lui effettivamente mi ha detto che Continental, volevo montare le Conti Trail Attack 3, 4, non mi ricordo più adesso il numero. Problema, la gomma anteriore ce l'aveva subito, la posteriore, causa guerra, Covid, materie prime, tutto il resto, sarebbe arrivata per metà settembre. Montare una gomma diversa dall'altra, ma neanche, anche no, diciamo proprio anche no. E allora ho provato con le Mutant purtroppo, e qui mi allaccio a un'altra domanda che mi è stata fatta un po' di tempo fa. Sulle prove delle Mutant sulla mia moto, la Dunlop, scusate, produce le Mutant, ma soltanto per grosse enduro stradali, BMW GS piuttosto che KTM, e quindi niente, la misura della gomma posteriore non esiste, c'è soltanto quella anteriore, e come ho detto prima, una diversa dall'altra, proprio no. E tornando alla domanda di prima sulle Metzeler, diciamo che mi avrebbe consigliato di montare le Touran Next perché sono un po' più dure, molto simili alle Pirelli Scorpion per quello che riguarda la tassellatura, quindi diciamo gomme molto adatte per fare tanti chilometri, buonine in piega perché comunque sia bimescolo al posteriore e drenano bene l'acqua. L'unica differenza è le differenze tra una gomma e l'altra effettivamente sono poche. Le Turanche Next 2 invece hanno, diciamo, sono più gomme, come si potrebbe dire, da smanettoni. Quindi hanno un grip maggiore, però un consumo abbastanza elevato, e quindi lui consigliava, se hai bisogno di gomme per fare tanti chilometri, è meglio non prendere queste. Se hanno bisogno, sono gomme un po' più da smanettoni, un po' più, magari meno chilometri, però un grip maggiore, e quindi a me non servivano effettivamente. Per altri tipi di gomme volevo provare le Michelin, non mi viene il nome adesso, ve lo lascio comunque scritto, Road, vabbè, non mi ricordo di preciso adesso il nome, comunque costavano un botto di più e ho deciso per questa volta di stare su prezzi un po' più contenuti. Calcolate che le Touran Next 2, Turanche Next montate sono comunque sempre intorno ai 300 euro. Pirelli 320, Continental 310, 315, quindi bene o male tutti i prezzi sono sempre lì. Poi un'altra domanda che mi è stata fatta qualche tempo fa sul Sopi EMC, l'ho testato, lo sto testando, ho visto che l'app in questi ultimi tempi è aggiornata abbastanza spesso, però comunque sia, ho un Oppo 9 del 2020, quindi un telefono, diciamo un buon telefono, e
però il navigatore e il rilevatore della posizione è impreciso, perché ho notato che sulla superstrada non ci possono essere dei semafori, magari l'autovelox sì, però ha un problema che ho già riscontrato e ho chiesto a Shopee se aveva trovato una soluzione a questa cosa, che era la possibilità di aggiornare in tempo reale la community sulla posizione di autovelox fissi o mobili che uno trova per strada girando in moto, e girando e avendolo tanti motociclisti, di avere quella possibilità almeno sull'app. Loro mi hanno detto che mi hanno risposto dicendo che non vogliono mettere sull'app sul telefono un pulsante per avvertire la community, perché distrarrebbe dalla guida. Io credo che un pulsante un po' grossettino, certo se lo fai in microscopico no, però un pulsante che schiaccia al volo non penso mi distraga. Certo, se sto andando a 400 all'ora sulla superstrada, l'autovelox non lo vedo comunque. Però se stai viaggiando a una velocità normale, non credo che il problema esista. Mentre invece so, tramite un ragazzo che mi ha scritto, che la Sofia è quello da mettere in macchina, quindi quello con la macchina fotografica e tutto, quello ha la possibilità di aggiornare la cartina degli autovelox. Il Sofia MC da casco, quella possibilità anche tramite l'app, per ora non ce l'ha, non l'ho trovata sull'app, e quindi credo che sia un aggiornamento che loro mi hanno detto un po' farlocco. Però tutto sommato ci sta. Io comunque resto dell'idea che ci sono app che ti avvertono degli autovelox molto più efficaci, tipo Waze, Google Maps, che ti avvertono in tempo reale se c'è un autovelox, grazie comunque alla community. Speriamo che col tempo si aggiorni un attimino quella cosa qua. Poi, altra domanda che mi è stata fatta è sulla Suzuki V-Strom 650, la mia, credo sia la mia, modello prima o dopo della mia, credo dopo. Sulla questione dell'angolazione, manubrio, sella, pedane. Allora, io sono alto 1,80 m, peso, ci sta, 85 kg, ci può anche stare. Per ora, grossi problemi di dolori alle gambe o problemi alla schiena non ne ho avuti. L'unica pecca che può avere il V-Strom è che il manubrio purtroppo è tanto in avanti, e quindi fai sempre un po' di fatica per quello che è la guida in piedi, fatica perché sei troppo in avanti e non riesci a spingere il corpo indietro. Risolvibile comunque con dei riser da montare, si trovano in commercio di qualsiasi misura, lo tiri un po' indietro e sicuramente si riesce a guidare comunque sia bene la moto. Altra domanda che mi era stata fatta è su Motobit. Motobit è l'app che utilizzo per la navigazione e per quando giro in moto. È un'app abbastanza bella, io uso la versione gratuita e la sto continuando a tenere testata in questi giorni, e ho notato che purtroppo, però questo sia, credo sia un problema del mio telefono, perché non uso questo ma utilizzo un telefono scaccione, è che il GPS non è preciso, e spesso mi è capitato di ritrovarmi in mezzo al niente e il navigatore continuava, invece essere io lui che guidava me, ero io che guidavo lui, e la cosa un po' mi ha dato fastidio, soprattutto perché ci sono posti in montagna dove non ti trovi e non sai dove sei, e non è il massimo della vita. Spesso mi è capitato 2 volte in Trentino di dover ritornare indietro o rifar partire un'altra app per poter utilizzare. Segnalerò quel problema qui e vedremo se magari negli aggiornamenti che fanno c'è anche la soluzione di questo. Allora, io vi ricordo, se i miei video vi piacciono, se i miei video vi interessano, io sono simpatico, vabbè, un po' no, bellino, dai, carino, buttiamola così. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina se volete vedere i prossimi video. Tra qualche giorno
perché oggi è martedì, tra qualche giorno andrò a fare una cappatina in Austria e vi farò il video di come stanno andando le Metzeler oltre e dopo i 1000 km, perché in 2 settimane che devo aver fatto già più di quasi quasi 1000 km, e quindi vi manderò un report dei 1000 km. Per adesso questo video è tutto qui, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!